Diritto civile, video lezione numero 14. I diritti reali. Caratteri dei diritti reali. Nozione. I diritti reali sono quei diritti tipici che assicurano al titolare un potere immediato ed assoluto su un bene. Caratteristiche. Immediatezza, cioè implicano una diretta signoria sul bene. Assolutezza, si fanno valere nei confronti di tutti i terzi, cioè erga omnes. Tipicità, i diritti reali sono quelli tipici previsti dalla legge. I diritti reali, inoltre, attribuiscono al titolare il cosiddetto diritto di sequela. Il titolare, cioè, ha il potere di perseguire la cosa presso qualunque soggetto si trovi. Distinzioni dei diritti reali. I diritti reali si distinguono in diritto di proprietà, consente appunto la più ampia sfera di facoltà che l'ordinamento riconosce ai soggetti sulle cose, e i diritti reali su cosa altrui. Tali diritti si caratterizzano per un contenuto più limitato rispetto al diritto di proprietà e assicurano ai titolari delle facoltà inerenti a cose di proprietà altrui. Caratteristiche di questi diritti reali sono specialità, limitatezza del loro contenuto, possibilità di estinzione. Si distinguono in diritti reali di godimento, sono quelli che limitano il potere di godimento del proprietario della cosa. Essi sono per l'appunto la superficie, l'enfiteusi, l'usufrutto, l'uso, l'abitazione e la servitù. E i diritti reali di garanzia sono quelli consistenti in un vincolo giuridico imposto su un bene a garanzia di un credito. Sono appunto il pegno e l'ipoteca. Caratteri. Sono accessori ad un diritto di credito di cui garantiscono l'adempimento. Hanno durata limitata perché sono destinati a venir meno quando la funzione di garanzia a cui tendono abbia esaurito il suo scopo. Obbligazioni reali ed oneri reali. Le obbligazioni reali consistono in prestazioni accessorie ad un diritto reale e ad esso strumentalmente collegate. Caratteri. Il rapporto con la cosa rileva soltanto come modo di determinazione del debitore, che sarà di volta in volta il titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa. Le obbligazioni reali, per essere opponibili ai terzi, devono necessariamente avere forma scritta ed essere trascritte. La natura di vere obbligazioni comporta la responsabilità patrimoniale del debitore con tutti i suoi beni presenti e futuri. Oneri reali sono prestazioni a carattere periodico che sono dovute da un soggetto in quanto è nel godimento di un determinato bene e consistono in un dare o in un fare. Caratteristiche dell'onere reale: l'inerenza ad un fondo, la sua insorgenza automatica per effetto della previsione legale una volta acquisita la titolarità del diritto reale.